Avevano aggredito con pugni al volto due giovani nel tentativo di rapinarli. Un componente della banda era già finito in manette, nei guai adesso anche altri due giovanissimi. Era lo scorso venerdì pomeriggio quando due ragazzi, un aretino ed un senese, erano stati brutalmente picchiati e rapinati in due parchi aretini. Due violenti episodi che si erano consumati ad un'ora di distanza. Il primo attorno alle 17 ai giardini del Porcinai, dove un ventenne era stato avvicinato e aggredito mentre camminava. Alla richiesta di denaro il ragazzo aveva provato a reagire ed era stato colpito con violenza al volto. È un via vai di gente che la sera chiede e quando mi rifiuto qualche volta ho anche un po' di paura perché insomma un panino viene e va, ma questi vogliono i soldi, capito? E quando mi rifiuto qualche volta ci ripenso dopo però. I tre banditi così si erano dati alla fuga per poi ritornare in azione attorno alle 18 al Parco Pertini. Qui con lo stesso modus operandi avevano tentato di rapinare un altro giovane. Le vittime avevano così chiesto aiuto ai carabinieri che, intervenuti sul posto, erano riusciti ad individuare ed arrestare in flagranza di reato uno dei componenti della gang, un 26enne di Bibbiena pluripregiudicato. Grazie alle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza private e militari adesso hanno individuato e denunciato anche gli altri due malviventi. Si tratta di un ventenne ed un 26enne, entrambi del Casentino. Dovranno adesso rispondere di tentata rapina aggravata, lesioni personali e furto in concorso. La banda infatti aveva rubato anche una bici in via Spinello contro la quale si erano accaniti con calci e pugni.